E buongiorno ancora, buongiorno ancora, l'ha annunciato Marco, l'avevo annunciato io e arriva pure in un momento particolare credo bello, soprattutto perché parliamo di una trasmissione che va in onda in diretta da San Giovanni in Fiore il 24 di dicembre, quindi comunque anche nel caso ci fosse stato un risultato negativo, non credo che il sorriso forse era meno meno il, il sorriso, era più largo, il sorriso, era meno largo il sorriso, ma sicuramente il sorriso c'era. Siamo qui con Umberto Federico che arriva qui da, dopo un bel momento di calcio credo perché sabato scorso nonostante il risultato lo spieghi poco perché il 2-1 finale è arrivato con la doppietta di Alessio l'ultimo gol quasi nel, nei, nei momenti finali di questa partita ma le croniche raccontano lo facciamo anche noi che dal sito non solo sport parlano di un signorelli in grande giornata quindi il portiere del Chianello ha limitato i danni ma il risultato oltre che la, il valore eh, credo che abbia un qualcosa in più si arriva allo scontro del 12 gennaio andiamo più in là so che c'è Natale, c'è Capodanno però credo che per chi faccia sport non può limitarsi a non pensare a quello che, arriva, che succederà il 12 il 12 di gennaio prossimo quindi nel 2013, nuovo anno ci sarà al, nelle, nelle strutture di Oliverio, a Palla Palla da loro definiti Petrella Stadium io ci rido un po' su e arriverà la Futsal Pietrafitta tre punti in meno in classifica 28 la Futsal, 25 la Città di Fiore in, insieme alla Sporting Club Corigliano quindi il momento è importante qualcuno utilizza un nome diverso il momento, virgolettandolo, è catartico eh, Buongiorno a tutti grazie Francesco per l'invito grazie Marco eh, grazie Pierrelle che ha dato un servizio che non penso ci sia in altri, in altre, in altri paesi eh, del circondario, quindi complimenti a voi, complimenti per l'album che avete fatto. Che è bellissimo, è un regalo veramente di Natale. È veramente stata una cosa gradita. sì e, fra, ehm, Noi sabato abbiamo vinto una partita eh, fondamentale, eh, soprattutto come è arrivata all'ultimo minuto, all'ultimo respiro. Eh, però il risultato è bugiardo perché noi abbiamo dominato dall'inizio alla fine, creando eh, ripetute. Palle gol, eh, il loro portiere ci ha veramente, ci ha veramente ferma, fermato di tutto, eh, tranne come ironicamente dice Madia: le due bombe di Alessio che non ha un tiro irresistibile, ma è un tiro cattivo, è un tiro veramente cattivo. Eh, Chiudiamo l'anno eh, con 25 punti, potevamo fare qualcosina eh, di più soprattutto in casa, però siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto fino adesso, eh, sperando di iniziare il nuovo anno con un successo che ci, ci aggancia alla testa della classifica e poi ci aspetteranno 12 battaglie, una più difficile dell'altra in un campionato che è equilibrato e si può vincere e perdere con chiunque, questo ci sta dicendo il girone d'andata. Eh, bellissimo campionato, mai stato così. Forse la C2. Eh, siamo sfortunati forse perché in altri, in altri anni l'avremmo dominato. Tuttavia, eh, comunque, noi abbiamo una rosa molto, ma molto forte, rinforzata ulteriormente da eh, Viaggio Romano. Eh, L'acquisto dell'ultimo dell dell minuto, eh, anche sabato è esordito, ha fatto il suo dovere, non è una, una novità per noi, visto, visto i suoi trascorsi, eh, ci darà una mano sicuramente nel, nel farci raggiungere l'obiettivo. Un uh, fine anno importante comunque perché voglio, to voglio tornare io un, uh, e ci sono tutti raffreddati e fine, fine anno anche per questo, malanni di stagione, Umberto anche proprio da questo parto, Umberto prende tanto freddo perché... Giocare nelle strutture di Oliverio in, io sabato ci sono stato. Sabato facciamo un freddo, un freddo boia, perché, oltre al, al gelo e alle temperature, credo che ai Jumere esutta faccia molto molto effetto. Eh, sì, purtroppo questa è una realtà. È una realtà che ormai. È una realtà che ormai c'è da tanto tempo a San Giovanni. Eh, il freddo non lo inventiamo e, e sicuramente i mesi, anzi, quest'anno ci hanno anche bene che fino agli inizi di dicembre non, non ha fatto tanto freddo. Però adesso il freddo inizia a sentirsi e sinceramente con un palazzetto dello sport come quello che abbiamo noi, che ci invidiano in altre realtà, vederlo chiuso e noi allenarci, con, con tutto che ringraziamo eh, Salvatore Oliverio per l'ospitalità e per la disponibilità che ci sta dando soprattutto quest'anno. Però sinceramente con un palazzetto dello sport chiuso da due anni, eh, veramente, veramente questa è una cosa che fa male. Fa male agli sportivi, fa male a chi fa sport in maniera disinteressata come noi. Capitolo freddo, lo chiudiamo qua, perché qui, come vedi, Umberto, noi abbiamo il nostro condizionatore che spara a palle in una temperatura già migliore e poi tutti questi computerini, tutti questi strumentini che consentono la nostra diretta, ci dà la possibilità di stare un po' alla calura. Voglio tornare ancora un po' indietro comunque oltre al freddo, oltre a quello che significa fare sport a San Giovanni in Fiore con uh, i problemi strutturali che ne conseguono. La città di Fiore quest'anno ha avuto anche un'altra un avventura, un'avventura che credo sia, che si sia conclusa in una maniera degna, a parte, la seconda, a parte il secondo tempo di, di Belvedere. Perché? Perché la città di Fiore è arrivata in semifinale di Coppa Italia, questo lo voglio ricordare. E ha cacciato fuori, ha tolto fuori tutti... Tutte squadre di serie C1, fatta eccezione per quella che secondo me è una squadra non di serie C1. Secondo me, soprattutto con gli innesti dei, dei brasiliani, gli ultimi presi, eh, Giunigno e l'altro nome non lo ricordo, porta in dote un valore tecnico che secondo me è da serie B se non, so, se non superiore. In casa il 2-2 20 giorni fa. Quattro giorni fa, ormai parliamo di storia di quattro giorni fa e, e la sconfitta pesante nel risultato ma non nel gioco di Belvedere per 7 a 2. Un'altra avventura che si conclude comunque col sorriso Umberto? Eh, certo. Eh... Quest'anno, mai come quest'anno ci tenevamo ad arrivare fino alla fine in coppa, visto il nostro cammino eh, bellissimo dall'inizio alla fine abbiamo tolto il Pietrafitta eh, e poi tutte squadre di categoria superiore alla nostra, eh, Magic Games che ha parità di punti col, Ber col Belvedere in C1, Realuzzese e Croton, Croton che è terza in classifica e Real Realuzzese che è nei playoff eh, della C1, quindi eh, questi, que questo ci fa enormemente piacere. Purtroppo abbiamo sbagliato 30 minuti in 120 eh, di coppa con il Belvedere e con, e con quelli sinceramente non si può sbagliare neanche un minuto. E purtroppo noi la qualificazione magari potevamo giocarcela di più all'andata dove eh, ab abbiamo veramente dominato il lungo e il largo, purtroppo non abbiamo concretizzato come spesso accade le occasioni, le occasioni create e loro con, con due tiri ci hanno fatto due gol. Eh, però siamo soddisfatti e contenti di quello che abbiamo fatto e, e ci riproviamo l'anno prossimo, magari in un campionato diverso da quello che stiamo facendo. In ultimo credo che Umberto debba fargli anche lui gli auguri di Natale essendo qui nostro ospite. Partendo da una bella iniziativa, un'iniziativa che è visibile eh, lungo le strade della città, ma cre credo che sia velocemente lo possa spiegare Umberto di quale iniziativa sto parlando. Eh, sì, no, eh, come la, la società quest'anno eh, veramente si sta dimostrando vicina ai giocatori ma eh, soprattutto eh, ringrazia coloro che fanno, fanno in modo che questa realtà continui e che quest'anno è il decimo anno che facciamo calcio a 5 non è solo per merito nostro ma è soprattutto merito per i commercianti che ci danno una mano. e Quindi in occasione del decimo anno di, di Calciacinque 5 San Giovanni abbiamo deciso di ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini, tutte le attività commerciali che ci sono state vicini con un 6x3 che è visibile, visibile vicino alla scuola alberghiera, lì nelle curve della scuola alberghiera, è un piccolo gesto verso persone che veramente ci sono ci hanno dato tanto e continuano a darci tanto non solo economicamente ma anche eh, come presenza nei nostri confronti e a loro auguro un buon Natale, un buone feste, eh, auguro a tutti buon Natale e buone feste, a tutti coloro che ascoltano questa trasmissione che è davvero un qualcosa che privilegia lo sport di, di San Giovanni in fiore. E auguro buon Natale a Marco e a, e a Francesco che mi hanno, mi hanno invitato, e a, a, a tutti quelli che sono vicini alla nostra realtà, alla mia famiglia, alla mia ragazza, a, a, tutti, a tutti davvero un buon Natale e un felice anno nuovo.